Cominciamo a dare questa definizione, che è la definizione più importante di oggi. Abbiamo E contenuto in R. Chi è l'estremo superiore di E? Questo è uguale a più infinito se E non è limitato superiormente. Allora, dire che E non è limitato superiormente o dire che l'estremo superiore fa più infinito è la stessa cosa. Per definizione si pone più infinito. Fa meno infinito se è uguale al vuoto. Poi fa il minimo dell'insieme dei maggioranti di E nel caso che E sia non vuoto e limitato superiormente. Quindi degli altri casi. Abbiamo tre possibilità. O l'insieme è vuoto e diciamo che l'estremo superiore fa meno infinito. Oppure l'insieme non è limitato superiormente e diciamo che l'estremo superiore fa più infinito. Oppure rientriamo nel caso di prima, già l'abbiamo definito. L'estremo superiore è il minimo dei maggioranti. Andiamo a vedere chi è invece l'estremo inferiore di E. L'estremo inferiore di E, anche qui abbiamo tre casi. L'estremo inferiore di E fa meno infinito se E se non è limitato inferiormente. Poi fa insieme a vuoto l'estremo inferiore quanto fa? Più infinito. Questi sono dei simboli, eh? Non sono veri. Se E è vuoto, altrimenti chi sarà? Secondo voi? Il massimo dei minoranti. Anche qui. Questo nel caso in cui E è diverso dal vuoto e limitato inferiormente. Quindi l'idea qual è? È che non appena, allora l'idea è quella che si parte da più infinito, che idealmente è come se fosse un elemento più grande di tutti i numeri reali. Poi appena c'è qualcosa in E, facciamo con l'estremo superiore, appena c'è qualcosa in E, quindi si parte da meno infinito, appena c'è qualcosa in E, l'insieme dei maggioranti non è tutto R, perché qua come se fosse l'insieme dei maggioranti come se fosse tutto R. Il minimo di R non c'è, però c'è meno infinito. Allora in questo caso l'insieme dei maggioranti E non è tutto R ma è una semiretta. Di questa semiretta si prende il minimo e questo è l'estremo superiore. Se invece l'insieme dei maggioranti è vuoto si prende il più infinito, perché in quel caso, in questo caso l'insieme dei maggioranti è tutto R e non ha minimo. In quest'altro caso l'insieme dei maggioranti è vuoto e non ha minimo. Però qui dobbiamo mettere delle definizioni a parte. È chiaro? Quindi mano a mano che aumentano gli elementi di E, l'estremo superiore può solo aumentare. Se
Se voi prendete un insieme più grande e un insieme più piccolo, l'estremo superiore dell'insieme più grande è sempre più grande dell'estremo superiore dell'insieme più piccolo. Siccome l'estremo superiore può anche essere molto, per esempio, se io prendo l'intervallo meno 100, meno 99, l'estremo superiore è meno 99, che comunque è un numero molto negativo. Posso fare la stessa cosa a numeri ancora più negativi. È chiaro che l'unico numero più piccolo di tutti i numeri, per noi l'unico simbolo non è un numero reale, però l'unico simbolo è meno infinito. Okay? È un simbolo che noi introduciamo apposta per dire qualcosa che è più piccolo. Un nuovo elemento. Quando aggiungiamo alla retta i simboli meno infinito e più infinito, si parla di retta reale estesa. E si indica anche con R con una barra su, però non è, questo non è importante. Perché non è importante? È importante saper usare meno infinito e più infinito, ma con meno infinito e più infinito si possono fare alcune cose sì e altre cose no. Certamente non si possono fare le somme dei prodotti. Vedremo che faremo ancora somme e prodotti, ma saranno delle sintesi per dire quando faremo le forme indeterminate, no? Voi, soprattutto chi magari ha fatto lo scientifico, è abituato a dire più infinito per meno infinito fa meno infinito, più infinito per più infinito fa più infinito. No, perché se più infinito più infinito facesse più infinito sarebbe uguale a zero. Quando dite più infinito è uguale a più infinito, non è un'operazione algebrica, ma è la sintesi di un teorema che poi dimostriamo. Non, con gli infiniti non si possono fare operazioni algebriche, perché altrimenti avremmo subito degli assurdi. Quindi quando ci mettiamo questi simboli perdiamo le proprietà di campo. Ci servono, ma a certe cose e a certe condizioni. Per esempio qua ci servono perché l'estremo superiore del vuoto, come lo vuoi mettere? Deve essere qualcosa più piccolo di tutti i numeri reali, allora dobbiamo indicare con un simbolo, indichiamo meno infinito. L'estremo superiore di un insieme non limitato superiore al medio non può essere il minimo di maggioranti, perché l'insieme di maggioranti è vuoto. E allora come lo vogliamo indicare? Beh, quello non è limitato, quindi l'estremo superiore sta in fondo, è più infinito. Questo va bene in un certo senso, cioè un numero reale è sempre maggiore di meno infinito e sempre minore di più infinito, quindi le proprietà di ordine ce le abbiamo ancora. Quello che non abbiamo più sono le proprietà di campo, o meglio, quando andremo a fare i teoremi sulle forme indeterminate vedremo cosa dobbiamo sapere. Qui semplicemente sono delle definizioni, le definizioni sono figlie della volta che abbiamo fatto stamattina, non ci dobbiamo preoccupare più di tanto. Quindi sostanzialmente se uno vi chiede che cos'è l'estremo superiore di un insieme, voi potete anche rispondere direttamente il minimo di maggioranza. Sempre, dice no, vabbè, si fanno i casi, cioè se l'insieme è limitato superiormente e non vuoto è il minimo di maggioranza, altrimenti se non è limitato superiormente è più infinito, se l'insieme era vuoto era meno infinito. Per i minoranti ovviamente si inverte più. E chi mi dice che l'insieme dei maggioranti abbia minimo? Un teorema lo dimostriamo. Chiaro? Ok. Allora, tutto questo perché si fa? Si fa perché così quando io ho un insieme, un sottoinsieme di R, se parlo di estremo superiore, quel numero ci sta sempre ed è unico. Okay. In questo caso fa più in questo caso fa il minimo dei maggioranti, non è che ce ne possono stare due di estremi superiori. L'insieme dei maggioranti è quello e il minimo è unico. E abbiamo visto che c'è. Se invece insieme era vuoto, l'estremo superiore faceva meno infinito. L'estremo inferiore è tutto il contrario. Oh, vediamo un po'. Che relazione c'è tra l'estremo superiore di E e l'estremo inferiore di E? Chi è più grande? Sì, ma chi ha dell'insieme vuoto?
Chi è l'estremo superiore? Meno? Chi è l'estremo inferiore? E allora non è vero. Quindi questo vale solo se è diverso dalle zero. Se è diverso dal vuoto è vero. Se invece abbiamo l'insieme vuoto, non è vero, addirittura quello di sopra fa meno infinito e quello di sopra fa più infinito. Tranne però quel caso, in generale, l'estremo superiore è sempre più grande dell'estremo inferiore. Se l'insieme è limitato, questo è il minimo dei maggioranti, questo è il massimo dei minoranti. Maggioranti e minoranti sono due insiemi separati. Adesso andiamo a vedere il concetto di insiemi separati e quello di insiemi contigui. Allora, abbiamo insiemi, due sottinsiemi di R, quindi definizione A contenuto in R, B contenuto in R, si dicono separati se ogni elemento di A è minore di ogni elemento di B. Quindi in particolare A intersezione B è vuoto. Non possono avere elementi in comune, perché altrimenti avresti un elemento in A, un elemento in B, tale che X è uguale, qua c'è il minore, ci ho messo il minore scritto. Mettiamo il minore uguale, potrebbe andare bene anche così, la definizione cambia poco. In questo caso quanti elementi in comune ci potrebbero stare tra A e B? Massimo 2, non ci possono stare. Perché se ce ne fossero due diversi, beh, questo sta sia in A che in B, questo sta sia in A che in B, allora prendi questo sta in B, questo sta in A, perché avresti un elemento in B minore di un elemento di A, che non è possibile. Ogni elemento di A, ok? Per esempio, in una sezione i due insieme A e B sono sicuramente separati. Sono contigui se sono sei per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste x appartenente ad A e y appartenente a B, tali che x, qua guardate, fatemici mettere minore, preferisco, capisce meglio, tale che y meno x sia minore di x. Oh, questo y meno x come deve essere? Da questa condizione deve essere per forza
separato y meno x come deve essere? Positivo. Quindi questo è necessariamente maggiore di 0 perché sono separati. Però per ogni epsilon esistono due elementi da lei questo sia minore. Allora vediamo un po', ragioniamo un po' su queste due definizioni, cosa ci vanno a dire. La prima definizione, osservazione, A e B, questi insiemi li prendiamo non vuoti, non vuoti, cioè ci prendiamo almeno un elemento in ogni insieme. A e B sono separati quando io dico l'estremo superiore di A è minore o uguale, vabbè, qua avendoci tolto l'uguale devo mettere in, è minore o uguale all'estremo inferiore di B. Perché? Allora, se sono maggioranti, tu prendi, no, prendi un maggiorante di B, allora l'estremo inferiore di B chi è? È il massimo dei minoranti di B. L'estremo superiore di A chi è? È il minimo dei maggioranti di A. Tuttavia, supponiamo per assurdo che non sia vero. Supponiamo per assurdo inf di B maggiore di sub di A. Allora, innanzitutto questi insiemi, oltre a essere non vuoti, A è limitato superiormente e B è limitato inferiormente. Perché l'insieme dei maggioranti di A è con, diciamo, perché se io prendo un elemento di B è comunque un maggiorante di A, perché questo c'è per ogni X per ogni Y, quindi tutti gli elementi di B sono maggioranti di A, quindi A è limitato superiormente e B è limitato inferiormente, è lo stesso ragionamento. Quindi questo qua lo chiamiamo m piccolo b e questo lo chiamiamo m grande a. Scusi, per le tre definizioni sono uguali, no? Superiore a... quali? Superiore a minore uguale inferiore a b, superiore a b superiore a maggiore superiore a. No, c'è io sto supponendo che l'estremo superiore di A, scusate, ho sbagliato a scrivere, che questo sia minore di A. Se non è minore, negare che sia minore vuol dire che questo è maggiore o uguale di A.
Allora, questo che vuol dire? Che esiste M, diciamo, un elemento in A. Allora, MB non è, è più piccolo del superiore di A. Questo vuol dire che MB non è maggiorante di A. Per quale motivo? L'estremo superiore di A è il minimo dei maggioranti. Se io sto a sinistra, quello non è un maggiorante di A. Quindi esiste, esiste x appartenente ad A tale che m piccolo p è minore di x. Continuo qua. Ma questo chi è? Questo è l'estremo inferiore di B. Questo, l'estremo inferiore di B chi è? Il massimo dei minoranti di B. Quindi x non è minorante di B, quindi esiste y appartenente a B tale che y è minore di x. E questo è. Noi sappiamo che quando se gli insiemi sono separati, tutti gli elementi del primo insieme sono minori del degli elementi del secondo. Rimando in alto. Questa è la solita dimostrazione per assurdo. Uno scrive che cosa significa questo, ha ragione, arriva a vedere. Oh. Se ci metto e contigui, vabbè, lo dico prima a parole perché sennò qua poi la dimostrazione non vale più. Se sono separati e contigui, che succede? Che l'estremo superiore di A e l'estremo inferiore di B devono coincidere. Chiaro? Allora, separati vuol dire uno di qua, uno di là, possono anche stare distanti. Ma separati e contigui vuol dire che per ogni epsilon io trovo due elementi, uno di qua e uno di là, più vicini di epsilon. Quindi quando andrò a fare questo estremo superiore e quando andrò a fare questo estremo inferiore devono invece coincidere. Separati, il più grande di sinistra è minore del più piccolo di destra, ma il più grande e il più piccolo non ci sta perché il massimo minimo non ci sta. Il superiore di sinistra è minore uguale all'inferiore di destra. Separati e contigui dice che vale anche l'altra disuguaglianza. E questo perché? Adesso questo, cancello questa dimostrazione. Separati e contigui vuol dire che questi sono qua. Allora basta provare dimostrazione, basta provare che l'estremo superiore di A è più grande dell'estremo inferiore di B, maggiore o uguale all'estremo inferiore di B.
che l'altra se per assurdo il sup di A fosse strettamente minore dell'inf di B, minore uguale già lo sappiamo, dobbiamo dimostrare che non è minore. Allora sia epsilon uguale estremo inferiore di B meno estremo superiore di A, che sarebbe, siccome queste sono diverse, sarebbe maggiore di 0. Allora prendo x in A, x è minore uguale del sup di A, che è minore dell'inf di B, che è minore di y, che sta in B. Questo per ogni x e y appartenenti a B. Quindi per ogni x e y appartenenti a B, y meno x viene a essere maggiore o uguale di epsilon per ogni x appartenenti, x e y appartenenti a B, che è esattamente la negazione di questo. Negare questo significa che esiste un y tale che per ogni x e y appartenenti a B, y meno x è maggiore o uguale. Allora, ripeto questo discorso delle negazioni, perché l'abbiamo visto sulla logica. Negare se io dico esiste uno juventino che studia filologia romanza, negare questo vuol dire non esiste alcuno, alcuna persona che studia filologia romanza che sia juventino. Chiaro? Formalmente, poi lo vedremo, lo ripeteremo questo, negare una frase in matematica è molto semplice. Tu hai esiste per ogni, hai questi quantificatori, no? Quantificatore per ogni si chiama quantificatore universale. Esiste, usiamo questo simbolo, si chiama quantificatore esistenziale, e fai delle frasi. Esiste, eccetera, per ogni, alla fine dici tali che, e ci metti per esempio un'affermazione. In questo caso l'affermazione era questa di su qua, perché questa era ovvia, veniva sempre. Era questa di su qua. Allora come si fa a negare? Gli esiste diventano per ogni. I per ogni diventano esiste, e l'ultima è l'affermazione, deve essere negata. Quindi per ogni x e y appartenenti a B, y meno x maggiore o uguale di y, che è esattamente la negazione. Quindi poi per ogni e per ogni invece l'esiste va sempre in coppia con tali che. La negazione di questa è questa, la negazione di questa. Poi comunque faremo molti altri esempi, quindi da questo punto di vista non vi dovete preoccupare. La cosa la rivedremo. Quindi questo è assurdo e la dimostrazione è finita, perché noi cosa abbiamo supposto per assurdo? Che l'estremo superiore di A fosse strettamente inferiore di B. Che era minore uguale già lo sapevamo, se non è minore, l'unica cosa che ci rimane è che sia uguale. Quindi ricordatevi, elementi separati, sottoinsiemi separati, l'estremo superiore del primo è più piccolo di quello del secondo. Se sono separati e contigui, l'estremo superiore del primo è uguale all'estremo superiore del secondo. Chiaro? Facciamo un esempio di insiemi separati e contigui. Fate un esempio di due insiemi separati ma contigui. Più a voce alta, se no non sei. A03
3 chiuso la S. Chiuso, bene. B. 3. 4. Va bene. Oh, però qua no, non è che deve essere aperto, se andava bene se quella definizione mettevamo minore uguale. Io ho preferito mettere minore stretto per non indurre la definizione, non cambiava, cambiava veramente poco, anzi all'ultimo qua potevamo dire se e solo se, ok? Però questi, le parole devono avere un senso. Io ho preferito, come vedrete, non tutte le definizioni, non mi ricordo sul libro di testo se sta scritta così o se sta scritta in maniera diversa, però l'importante è ragionare, non è perché le parole hanno un senso anche nella lingua italiana, nella lingua comune. Quindi se io vado a dire separati, poi qua ci sta un elemento che sta in tutti e due, non sembrano tanto separati. Allora preferisco dire meglio così. Tanto quei pochi casi che rimangono diversi rispetto a quello che diciamo noi, saranno casi banali, e quelli hanno un elemento in comune che è il massimo di A e il minimo di B. È chiaro che l'estremo superiore di A era uguale all'estremo inferiore di B in quel caso, no? Se, ci metto, se 3 lo mettevo pure qua, il massimo di A fa 3, il minimo di B fa 3, superiore di A uguale all'inferiore di B, è banale. Non solo, io potevo fare per esempio B 4 5 unito al solo punto 3. Se faccio questi, l'estremo inferiore di B fa 3, l'estremo superiore di A fa 3. Però questo non è un esempio tipico. Sì, è vero che l'estremo inferiore di B fa 3, ma fa 3 perché ci sta 3. Se ci tolgo 3, l'estremo inferiore di B quanto fa? Fa 4. Quindi a seconda della definizione che dai, ti troverai meglio in alcuni casi e peggio in altri. E come il discorso n lo faccio partire da 0 o lo faccio partire da 1? Non c'è una soluzione migliore. C'è la diciamo, se lo faccio partire da 0 mi troverò meglio in certi casi, se lo faccio partire da 1 mi troverò meglio in altri casi. Per esempio mi troverò meglio in tutti i casi in cui devo mettere un numero al denominatore e dico che sta in n. Non devo specificare che è diverso da 0 perché è già diverso. Chiaro? Viceversa, se vado a chiamare A con N, allora per me N appartenente a N, allora A con 0 non lo posso scrivere perché per me N parte da 1. Quindi non c'è una soluzione migliore. Abbiamo dato quella definizione in quel modo, e allora teniamo magari 3 qua sì e qua no. Questi insiemi sono separati. Per quale motivo? Tutti gli elementi in A sono minore o uguale di 3, tutti gli elementi in B sono maggiore o stretto di 3, e quindi vedete che ogni elemento X di A è più piccolo di ogni elemento Y di B. Sono contigui, per esempio se io fisso epsilon maggiore di 0, mi sapete trovare due elementi, uno qua e uno qua, che hanno distanza minore di epsilon? Chi è un elemento in A? Allora io prendo in A x uguale 3 meno epsilon qua. Lo posso fare? Sta in A? È minore di 3. Ci ho tolto una quantità positiva. Poi prendo y uguale 3. Anzi, quello di x potevo prendere proprio 3. Come y 3? Prendo 3 più epsilon. Adesso quando vado a fare y meno x fa epsilon meno x, che è meno di epsilon. Se non volevate prendere 3, prendevo 3 meno epsilon quarti. In questo caso la differenza quanto fa? Sapete basta la differenza? Ma qua 3 epsilon mezzo fa 3
epsilon, questo meno questo, 3 meno 3 se ne va, epsilon mezzi, meno meno epsilon quarti, quanto fa? 3 epsilon quarti. Ah, 3 epsilon, che è comunque 3 quarti di epsilon è meno di epsilon, ok? Quindi questi insiemi sappiamo che sono contigui, però questi già lo sapevamo, perché qua si vede a occhio che il massimo di A è 3, qua si vede a occhio che l'estremo inferiore di B è 3, non è 3 solo perché non ci sta, ci manca solo 3. E quindi che vogliamo vedere un insieme, un esempio più interessante? Vediamo un esempio più interessante. Allora andiamo a fare A uguale meno infinito 0. Poi prendiamo B uguale l'insieme degli 1 su n tali che n appartiene a n. Allora, chi sono gli elementi di B? 1, un mezzo, un terzo, un quarto. Uno, un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, un settimo. Ok. E ce ne sono tanti altri. Allora, possiamo dire che gli elementi sono, che gli insiemi sono separati? Allora, se x appartiene ad A e y appartiene a B, io so che x è minore di 0, che è minore di y, e tutti gli elementi qua sono positivi, tutti gli elementi qua sono negativi, quindi sono sicuramente separati, c'è 0 che li separa. Quando c'è un elemento di separazione ovvio, ce lo scrivo che è meglio. Sono contigui? Gli A e B sono separati. Sono contigui? Allora, fissiamo un epsilon maggiore di 0. Sia ora epsilon maggiore di 0. Allora, x lo posso prendere, per esempio, compreso tra meno epsilon mezzi e 0. Oh, una cosa che ho evitato, che non ho detto ancora, è, vedete l'alfabeto greco, in genere si usa la lettera epsilon per indicare una quantità arbitraria positiva. In tutti i libri di matematica non troverete mai un epsilon negativo, è una quantità arbitraria positiva, tendenzialmente si la dovete immaginare come una quantità piccola, piccola a piacere, però in realtà è una quantità arbitraria positiva, può anche essere 3 milioni, è quello che dobbiamo fare, però può anche essere 3 milionesimi o 3 miliardesimi o 3 per 10 alla meno di giorno. X lo posso prendere qua, certo, perché sta in A ci stanno tutti i numeri negativi, quindi anche questo. E Y come lo vado a prendere? Stavolta devo fare un ragionamento. Io lo voglio minore di epsilon mezzi, ma y si scrive come 1 su n, è minore di epsilon mezzi e dipende da n, epsilon è fisso. Allora questo è minore di epsilon mezzi se e solo se n è maggiore di 2 su epsilon. Ma sicuramente questo è vero se n, se n è maggiore o uguale, diciamo maggiore della parte intera di 2 su epsilon
Allora, cos'è la parte intera? Questo simbolo qua indica il più grande intero più piccolo del numero assegnato, cioè la parte intera di 3,5 è 3, la parte intera di 3,9 fa sempre 3, la parte intera di 4 è 4, la parte intera di 0,5 è 0, la parte intera di meno 0,5 quant'è? Meno 1. Il più grande intero più piccolo di, quindi meno 0,5 non significa prendo 0 e poi ci tolgo le cifre decimali, meno 0,5 sta qua, quindi dovete prendere meno 1. La parte intera di meno 2,5 è meno 3. Qual è la parte intera di 0,9 periodico? 0 è 1, perché 0,9 periodico è 1. Quindi prima fate il numero, poi fate la parte intera. Non è che non è tolgo le decimali e quello che mi rimane. Quindi la parte intera si indica con questo simbolo qua, cioè il numero tra due parentesi quadre solo in basso, non in alto. Se le parentesi quadre le metto in alto invece che in basso, significa la parte intera più 1. Quindi potevo anche scrivere così, perché questa è la parte intera più 1, il più piccolo numero intero più grande di, anzi no, perché no, non è la stessa cosa. Perché non è la stessa cosa? Perché se prendo 4, parte intera o la metto di sotto, la metto di sopra, sempre 4 viene. Allora in un caso mi viene 5, in un altro caso mi viene 4. È la stessa cosa se il numero non è intero. Se per esempio prendo 3,5, questo qua è 3, questo qua più 1 è 4, quello là di sopra è 4. Ok? Con le parentesi quadre sotto si chiama floor, pavimento. Con le parentesi quadre sopra si chiama ceiling. Ok? Ceiling si scrive così. Qua, per avere maggiore qua, per stare sicuri, abbiamo messo la parte intera floor più 1, così è sicuro che è maggiore. Ok? Allora, se questo è maggiore o uguale di questo, questo qua a sua volta è maggiore di 2 su epsilon, quindi questo è vero. Quindi questo è vero. Ma adesso quando vado a fare y meno x, che succede? Y meno x è minore di epsilon mezzi, meno epsilon mezzi che fa? Meno meno epsilon mezzi che fa? Ok? Quindi abbiamo visto che i due insiemi sono anche contigui. Perché sono contigui? Perché qua sta 0, l'insieme A arriva fino a qua, l'insieme B, pur non contenendo tutti i numeri positivi o non contenendo un intervallo di numeri positivi, si avvicinano, sono positivi, ma si avvicinano a 0 indefinitamente. E questo rappresenta il fatto che insieme A e B sono contigui. È chiaro fino a qui? Non è difficile. Poi basta, ripeto, io qui posso farvi un numero limitato, inferiormente e superiormente, di esempi e di esercizi. Poi esiste il libro, esistono gli esercizi, esistono la regola aurea. Il libro di testo si dà per riferimento soprattutto per la teoria, così io ho tutto quello che mi serve, posso dove andare a trovare più o meno tutto quello che mi serve. Per quanto riguarda gli esercizi ho dato anche dei riferimenti, ma la regola aurea è gli esercizi vanno bene fatti da qualunque parte, quindi cioè più esercizi fate meglio è. Provate con gli esercizi più semplici, sbatteteci la testa, non mi venite a riportare esercizi estremamente semplici, potete fare una volta,
2 volte, la terza volta, se l'esercizio è estremamente semplice. Poi invece quando arrivano quelli più complicati e non ce la fate, se non ce la fate venite e chiedete. Chiaro? Ok, pausa.